prologo pittoresco tipicamente napoletano. Trotterella e il Ciuccio, simbolo della squadra azzurra, rullano i tamburi. Tutto è pronto per far festa alla Roma che non perde al Vomero da 8 anni. Nelle file del Napoli due romani, Amadei e l'esordiente centrosostegno Ferraro, che supererà felicemente la prova. Quanto ad Amadei, si libererà finalmente dal complesso che per 6 anni gli ha impedito di segnare contro la sua vecchia squadra. Subito al lavoro i portieri. Al no di Moro a Jepson risponderà quello di Bugatti a Perissinotto. Un altro che dice no è Ciccarelli, autore di questo tiro precipitoso, e poteva essere gol. Gol è questo di Jepson, ma l'arbitro ha fischiato un attimo prima la fine del tempo, con mezzo minuto di anticipo. All'inizio della ripresa tutto si sistema. Da Cardarelli si stacca la palla buona per Amadei. Gol magnifico, gol polemico. Vuol dimostrare come sia stato errore escludere dal campionato del mondo un simile cannoniere. Cannonieri antitifosi. Pronta reazione della Roma. Questi gli episodi culminanti. Scontro Pandolfini-Bugatti al 7° minuto e il coraggioso portiere resta a terra stordito purtroppo. Quattro minuti dopo, su punizione di Celio, Bortoletto azzecca una spettacolosa rovesciata, ma l'arbitro ha fischiato il gioco pericoloso un attimo prima del gol. Bortoletto se ne dispera. Gioia piena invece per i tifosi napoletani. Quanto ad Amadei, questa affettuosa manata di Lauro non lo ripaga forse del dispiacere di aver battuto la sua vecchia squadra.